Ecco l'Alpe Spluga. Adesso siamo qui alla turbina e cominciamo ad azionarla. Praticamente qui l'acqua entra tramite un tubo a parte e poi fuori esce sempre nel torrente, nel suo alveo naturale, e si ha energia a quantità. In più c'è anche il bagno riscaldato, perché deve disperdere tutto l'eccesso di energia, altrimenti brucierebbe la turbina. Questo è quanto.